No. Siete una gioia immensa, credo, al termine di una stagione che vi ha visti a fase alterna, ma sempre protagonisti. Sì, ci ha sempre visti protagonisti, ci speravamo perché abbiamo anche fatto degli acquisti a fine anno per raggiungere questo obiettivo. Siamo davvero contenti, i ragazzi si sono sempre comportati molto bene, la partita di oggi non hanno mai mollato e siamo davvero molto contenti delle prestazioni. Ecco, Verbania è una realtà, l'abbiamo visto, che basta poco per scaldare il fuoco sotto la cenere. Sì. E quindi ci sarà una porta ancora maggiore contro il Marano. Insomma, al di là del fattore tecnico, voi ci credete anche per una categoria come quella che avrete davanti, perché la realtà può farlo, insomma. Certo, ma diciamo che ogni partita è a sé, non c'è niente da sottovalutare, nel senso che comunque queste sono partite molto di testa, quindi comunque il Marano è una buona squadra, una buona società e non dobbiamo sottovalutare niente, dobbiamo sempre avere l'attenzione altissima e penso ce l'avranno anche loro, perché è partita secca, quindi importante per tutti e due. Spero, credo che comunque Verbania si meriti una categoria superiore per la piazza, per i tifosi, per quello che stiamo facendo con lo stadio, per tante cose. Ecco, infatti volevo concludere per quello. Che cosa si è messo in testa suo marito di fare uno stadio? Vogliamo fare lo stadio, speriamo di realizzarlo in 3 anni, perché senza strutture non si va da nessuna parte, e poi dopo vogliamo assolutamente dare continuità, cioè Verbania Calcio al momento la società è nostra e sarà nostra anche in futuro, però comunque bisogna dare una continuità, un qualcosa che deve esistere al di là di tutto, al di là di noi, quindi comunque ci devono essere prima le strutture, prima ancora della società, della squadra e tutto il resto. Grazie, bocca al lupo.